Ciao a tutte ragazze, eccoci qua per un nuovo video sui miei regali di compleanno più qualche cosa che ho comprato io comunque con i soldi che mi hanno regalato. Quindi sarà un compleanno, cioè, che cosa ho detto? Iniziamo un po'. Regali di compleanno più haul. Allora, intanto devo salutare tutte queste ragazze, che in realtà non penso siano davvero tutte, ho scordato qualcuno. Però io non posso vedere anche nei video precedenti, cioè è un casino veramente. Quindi, me ne sono scritte alcune, però non ce la faccio a salutarvi tutte. Quindi non penso di salutare più perché... Cioè, o saluto tutte oppure niente. Smile again, please. Che lei si chiama Camilla. Ciao. Dopo, with Chiara. Ciao. Carol 16. Ciao. Chiara Mauro. Ciao. Stefania Maddalena. Ciao. Chiara. In pratica, cioè, me l'ha chiesto su Instagram e mi ha detto di salutarla col nome Chiara, quindi, cioè, esistono mille Chiare, però, ciao, capirai che sei tu. Diana S. Punto, ciao. No, scusate per la pronuncia. Vabbè, ciao. Elena Marino, ciao. Fruis Tommo, ciao. Nicole Lisowska, ciao. Fluffy 2002, ciao. Teresa 3131, ciao. Nikki 4, sì, ciao. Hey Monique, ciao. Aurora Di Maio, ciao. World of Alessia, World of Gaia, ciao. Tumblr Girl Style, ciao. World of Anto, ciao. Alba Ricciuti, ciao. Rakixoxo02, ciao. Many Infinity, ciao. Poi devo salutare, vabbè, molto imbarazzante, vabbè. Devo salutare un mio amico che spero che non sta guardando questo video, però lui mi ha chiesto di salutarlo, quindi lo saluto perché dice che si vuole sentire famoso, quindi... Ok, niente, lui si chiama Mattia, ciao Mattia. Possiamo cominciare col video. Non so se farò un video in cui farò vedere tutte cose, oppure un video in cui farò vedere le cose di trucco, un video... da Zara, cioè non so se avete capito il reparto, quello dove vendono tutti i profumi. Io li adoro, infatti ho comprato questo qui, che è di Hello Kitty, vabbè chi se ne frega. Però mi piaceva troppo l'odore, cioè... bella la vita questo odore. E niente, questo di qua. Faccio vedere, non so se si vede, proprio bella luce. Questo è venuto tipo 6 euro o 7, non mi ricordo. Questo qui invece, che è sempre da Zara, è di quelli portatili per la borsa. Io lo prendo sempre quando mi finisce perché sono comodissimi. Questo qui è quello bianco con minima, ok. E niente, si apre. E poi, cioè, è meraviglioso. 3 euro. Quindi pochissimo. Poi... sempre di trucchi rossetti, per ora sono in fissa troppo con i rossetti. Il primo che vi faccio vedere è questo qui, dell'Avon, che è del trend quello normale, insomma, questo di qua. E ho preso questo rosso, guarda, cioè, è proprio un rosso. E mi piaceva. Poi questi del Avon non sono molto matte, però, cioè nel senso rimangono un po' cremosi sulle labbra, però comunque mi piace. Questo qui è il Rich Ruby si chiama. H&M, ho preso questo qui che è una penna, diciamo un rossetto in penna. Questo qui è venuto 3,99 euro, mentre quello dell'Avon non lo so, non mi ricordo. Allora, questo qui mi piace molto per il colore. Faccio vedere se riesco ad aprirlo. Ci riuscirò? Mi sa che devo distruggere tutto. Questo di qua, che io amo però questi colori molto scuri, in questa stagione autunnale mi piacciono tantissimo. Ed è questo... bordeaux tipo, cioè questo di qua, però sulle labbra io l'ho provato e non è proprio così scuro, è più chiaro, è un po' più, non è proprio matte di quelli
Insomma, mi piace però come colore, è molto bello. Quindi questo di qua. Poi, sempre da Ken, ho preso un normale piegaciglia. Boh, perché non l'avevo sinceramente, quindi ho preso questo, che è nero, perché in realtà c'era, cioè lo volevo rosa ma non c'era, quindi ho preso questo qua. Ecco, ho preso un correttore. Perché vado giù? Sto per cadere, tipo. Va bene, allora, da Kiko ho preso un correttore, che è questo qui. La fu la. Il Full Coverage Concealer. E questo qui è molto coprente, forse è il più coprente. E questo qui è lo 02. In realtà io stavo prendendo lo 01, poi la signorina mi ha detto che era troppo chiaro, allora ho preso questo qui. E niente, questa qui è la confezione, mi piace troppo. Non so perché è carina, se l'hai in mano, ma ok. Ed è questa qui. Poi si apre, niente. Ce la faccio. Ok. Qua c'è un piccolo specchietto, che devo dire che non è male. E poi qua c'è il correttore. Niente, questo di qua. Sempre da Kiko, con i saldi, ho preso questo qui, che ho visto anche da Cleo Toms. Ed è di quella linea delle carte, non so come si chiama, cioè ci sarà scritto ma non so qual è, comunque delle carte. E questo qui è un blush, sì, fardo in polvere in due tonalità, uno matte e uno perlato. Allora, faccio vedere. Allora, sì, intanto il packaging è un po' carino, mi piace troppo perché ha tutta questa cosa qua, boh, mi piace. Poi si apre. E qua ho uno specchio tipo enorme, cioè, ok. E poi qua ha due blush. Uno, quindi questo qua penso quello, sì, questo qui è matte, e invece questo qui è perlato. Cioè, diciamo che questo è troppo scuro, quindi uso questi due. Da Wycon poi ho preso una matita nera semplice e la devo bocciare perché non mi piace proprio. Cioè, non scrive. Brutta, proprio brutta. No, non prendete le matite di questo tipo da Wycon, perché Wycon ha delle cose fantastiche che tu dici oddio sono bellissime, delle altre cose tipo ci rimani malissimo. La mia amica mi ha regalato questa palette di Wycon e io tipo ce cioè, l'adoro, ha dei colori fantastici ce cioè, scrivono benissimo. Allora, vabbè, ci sono 8 tonalità di ombretti. Eyecolor Colors in Wonderland ed è una nuova collezione. E questa qua è la 01 perché ce ne sono diverse di queste palette. Io ve le consiglio tanto perché sono davvero molto molto carine. Allora, questo qui è il disegno ed è stupendo. E poi niente, qua c'è scritto Wycon. Poi, aprendola, c'è uno specchio di vari colori e mi piace davvero tantissimo. Anche perché ci sono dei colori molto molto nude, cioè si possono utilizzare sempre, e scrivono benissimo, proprio bene bene bene. Mi ha regalato questo qui, che in pratica è un set della Playboy che io avevo comprato l'anno scorso, e ho adorato il profumo, davvero è troppo bello. E niente, questo qui è quello, diciamo, dorato, cioè il profumo della Playboy dorato e il bagno schiuma della Playboy sempre. E niente, questo qua. Questo qui che è un altro set di muschio bianco. In pratica c'è un profumo e una crema, penso. Sì, infatti. Io ho adorato il profumo ed è stupendo. Niente, questo qui è il Muschi, vi devo fare vedere, cioè queste cose sono le cose più speciali che mi sono comprata, diciamo, con i soldi che mi hanno regalato. E sono due cose. La prima cosa è della MAC. In pratica ho comprato un prodotto MAC e non è, cioè, ho fatto una pazzia perché sinceramente non l'avrei mai fatto, però siccome il mio compleanno, diciamo, mi hanno regalato i soldi, ho voluto fare qualcosa di diverso. Ho preso un rossetto di cui vi ho ovviamente postato la foto su Instagram. Il rossetto in questione è il Relentlessly Red. Qui è un retro matte
Mi piace moltissimo. In realtà io volevo il Diva, però siccome era finito, non volevo tornare a casa senza niente. Allora, questo qua, ok? Questo qui è il colore, davvero. Magari dalla fotocamera non si capisce, ma è stupendo, è meraviglioso. Vi faccio vedere. Ecco, cioè, è bellissimo, davvero. Cioè, poi sulle labbra vi fa sembrare i denti ancora più, cioè, più bianchi. Resta tantissimo. Io l'ho messo circa 2 volte. E tipo, anche se mangiavo, cioè, resta per sempre. Il primo rossetto MAC che adoro. Cosa molto, molto speciale che ho comprato sempre con i soldi che mi hanno regalato, è stata Sephora. E in pratica già avevo in testa di prendere la Naked 2, che io, cioè, l'amo, cioè, punto, basta, non dico più niente, cioè, è bellissima. Voi sapete, vabbè, la palette più famosa, e niente, penso che la conoscete tutti, è questa di qua. Poi magari, se volete, vi faccio un tutorial su qualche trucco con la Naked. E niente, qua ci sono vari colori, eccetera eccetera. Foxy, Health Bucket, Bootical, Shopper, Tease, vabbè, insomma, ce ne sono un bel po'. E poi c'è il pennellino, che sarebbe questo di qua, che ha una parte per applicare l'ombretto e l'altra parte per sfumarlo. E niente, questa qui, io sono troppo troppo felice di averla comprata, perché è molto, cioè, molto. Cioè, si può usare tutti i giorni, ci sono dei colori fantastici. E poi, come i colori della Naked, molto pigmentati, non ce n'è, nessuna palette la può battere. Poi, siccome avevo la carta della Sephora, mi hanno detto che acquistando un altro prodotto lo avrei preso al 15%, mi sembra. Allora ho preso un eyeliner, questo qui veniva a 13 euro. In pratica, prendendo anche la palette, ho pagato, cioè, me l'hanno fatto pagare 3 euro, quindi pochissimo. E niente, questo qui è della Sephora, è normale, quello con la punta, diciamo così, ed è a penna, perché è molto più semplice mettere l'eyeliner con questo qua a penna, perché non sono molto pratica con l'eyeliner, quindi meglio questo. Insieme alla Naked, mi sono dimenticata a farvi vedere perché non mi hanno dato il lucida labbra, perché di solito danno il lucida labbra. Invece a me hanno dato questo qui, che è un campioncino del nuovo primer dell'Urban Decay. E io, cioè, lo adoro. L'ho provato matte, perché ci sono vari tipi di questo primer. Io ho utilizzato quello matte, infatti manca. E l'ho finito tutto ed è stupendo. Diciamo, costa un po', però comunque, per chi volesse comprare una cosa buona che dura poi tantissimo, questo qua dell'Urban Decay, che sarebbe poi questo qui che c'è nella foto, è ottimo. Ho preso 3 cover, diciamo, in questo periodo. Le prime, cioè le più meno recenti, sono state queste due di H&M. Le ho pagate tutte e due a 1 euro, cioè pochissimo, era in saldo. Questo qui è viola, con tutte le piramidi, sembra, non so. Più semplice, che è con, diciamo, le gradazioni dall'azzurro fino al rosa. Una cover, io non avevo mai avuto cover di Accessorize, perché comunque, cioè, non mi ispiravano molto, poiché hanno un prezzo un po' alto e poi non sono molto, molto buone. Però questa qui è un po' diversa dalle solite di Accessorize, perché è in plastica dura. Poi era sconto, quindi l'ho pagata tipo 4,99 euro. E niente, questa qua, con le righine e con i cuoricini, ed è molto molto dura. Io pensavo che era semi morbida, invece è durissima. E niente, qua c'è scritto Accessorize. Ho preso questo temperino di qua, che mi ispirava, poi costava tipo 1,17 euro, ed è troppo carino, non so, ha tutti questi disegnini, ed è quello, insomma, che si tempera qui dentro. Poi, sempre da Accessorize, ho preso questo bracciolino, che è un bracciolino nero con la scritta Love, e mi piace troppo, poi perché è nero, quindi lo posso mettere con tutto, e Love è tutto dorato e mi piace troppo, è dorato. Poi la mia amica mi ha regalato, insieme alla cosa di Playboy, questo bracciolino qua di Subdued,
che io uso tutti i giorni, è bellissimo. Niente, qua c'è la scritta BFF, quindi Best Friend Forever, e qua c'è l'elastico. E niente, è molto 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 bello, mi piace poco. Cioè da poco, da un mese tipo, ascolto, ho cominciato ad ascoltare One Direction, insomma, come dite voi. E mi sono piaciuti tantissimo, mi sono, diciamo, appassionata di più. Io prima li conoscevo e mi piacevano abbastanza. Ora però proprio li adoro, li ascolto sempre. E quindi ho cominciato a comprare il loro CD e ho iniziato con i primi due, diciamo, quelli un po' più antichi, che sono questo di qua, che ha 13 canzoni, e poi Take Me Home. Ora devo comprare Midnight Memories e Four, cioè sono fantastici, sì. E poi la mia amica Aurora, che io saluto, mi ha regalato questo qui, che è il CD di Ariana Grande. Appena l'ho visto, stavo sclerando, perché cioè, ha azzeccato proprio quello che volevo. E niente, io amo anche Ariana Grande. E niente, qui c'è la copertina con lei. Ci sono 12 canzoni, che sono The Problem, One Last Time, Why Try, Break Free, Best Mistake, Baby Baby, Break Your Heart, Right Back, Love Me Under, Just a Little Bit of Your Heart, End of Me, My Everything, insomma varie. Sono 12, e quella con cui sono proprio in fissa è Love Me Harder, insomma, come si dice, ed è stupenda. Io, cioè, vi lascio il link qui sotto, andatela ad ascoltare perché è bellissima. Alla Disney ho preso, cioè mia mamma mi ha preso questi bicchieri e io, cioè, li adoro, cioè, veramente. Allora, sono 4 bicchieri ed erano a 2 euro l'uno, scontati. E sono uno con rosa, diciamo, non so i personaggi, se sono dei personaggi, boh, non lo so. Una faccetta ed è rosa, poi questo qui verde, cioè simile, molto simile. Poi questo qui arancione e questo qui azzurro. Quelli miei preferiti sono questo qui azzurro e quello rosa, ovviamente. Penso di avervi fatto vedere tutto riguardante il make-up e gli accessori. Andiamo al prossimo video, che sarà ovviamente l'haul dei vestiti, comunque, sì, dei vestiti. E niente, ciao!